Ben trovati amici di Culturando, puntata molto toccante quest'oggi perché a Castiglione delle Stiviere, nella Basilica di San Luigi Gonzaga, patrono mondiale della gioventù, ricorderemo tutte quelle persone, quegli amici, quei cari che purtroppo ci hanno lasciato sulla strada, perché oggi è la giornata mondiale delle vittime della strada. Avvocato Bianchi, ma com'è la situazione attuale? Ci troviamo ogni anno a registrare dei dati che non sono degni di un paese civile, parliamo grosso modo sempre di numeri estremamente rilevanti, quindi gravi, parliamo delle stesse criticità a tutti i livelli. Io credo che ci sia fondamentalmente, continui a esserci, una sottovalutazione del fenomeno. Nel 2016 è entrato in vigore l'omicidio stradale. Chi parla già sostenne a suo tempo che comunque il vecchio quadro normativo valeva comunque a garantire pene certe, e quindi il problema non era evidentemente intervenire a livello normativo, ma applicare la legge in modo rigoroso, valutare il fatto di reato per le circostanze concrete e anche comunque fare prevenzione, una reale prevenzione che manca. Rilevo da avvocato, diciamo da operatore, una sottovalutazione del fenomeno a livello proprio di approccio, anche quando si rileva un incidente della strada. Qui piangiamo una delle ultime vittime, un giovanissimo, Kevin Zeni, è morto nel novembre del 2018. Non vi dico la difficoltà per ricostruire la dinamica dell'incidente. Oggi il fatto è al vaglio della Procura di Mantova, quindi serve una preparazione delle forze dell'ordine. Oggi abbiamo soltanto un corpo specializzato nella ricostruzione e nel rilevamento degli incidenti stradali, che è la Polizia Stradale. Una sottovalutazione a tutti i livelli e manca l'approccio serio. E finché non ci sarà questo approccio non sarà possibile fare una reale prevenzione, continueremo a piangere soprattutto giovani, perché poi sono le prime vittime. Tenete conto che gli incidenti stradali continuano ad essere la prima causa di decessi giovanili nel nostro paese. Quindi insomma una bella vergogna. Quindi oltre alla legge dovrebbe esserci comunque anche il senso civico e anche il senso di colpa che dovrebbe così emergere ogni volta che ci mettiamo al volante. Assolutamente, una responsabilità, un senso del dovere e maggiore coscienza. Il problema è che la coscienza non si compra, non si acquisisce, ci si nasce, la si educa. Ecco, quindi sarebbe importante in questo senso intervenire fin dalle scuole elementari. Bene, allora grazie mille e grazie, buona giornata. Buona giornata. In parte a me, padre Luigi Mostarda, rettore della Basilica di San Luigi Gonzaga, San Luigi, patrono mondiale della gioventù, e oggi ricordiamo tutti i giovanissimi che purtroppo ci hanno lasciato sulla strada in questa santa messa davvero molto importante e toccante. Ogni anno noi celebriamo la giornata mondiale delle vittime della strada, ed è sempre con un animo che sa di ricordo, sa di sofferenza, ma sa anche di preghiera per questi nostri cari, che sono soprattutto i giovani, vittime della strada. La strada fa parte della nostra vita, gran parte della nostra esistenza è un percorso su una strada per andare, per venire, per andare a lavorare, per andare a stare in famiglia, per tante cose. La strada fa parte di noi, ma purtroppo la strada può diventare anche un insieme di ostacoli a questa nostra esistenza. Le vittime della strada, vittime sono soprattutto i giovani, ma tutti ormai. È un percorso difficoltoso per tutti quanti, che esige attenzione, esige
rispondenza a tutti i semafori e tutte le indicazioni stradali. Tante volte anche la nostra attenzione, anche la nostra obbedienza a tutto quello che ci sono nelle indicazioni non è sufficiente, che basta qualche cosa per uscire di strada, per fare un incidente. E noi siamo qui non solo commemorare, ma per assumerci anche delle responsabilità che nella sofferenza diventano veramente degli impegni per i giovani, per le famiglie, per la comunità, per le amministrazioni, per tutti quanti. Noi siamo qui anche davanti a San Luigi, che è il patrono mondiale della gioventù, per affidare a questo santo questi nostri giovani, queste nostre famiglie, perché non ci sia più tanta sofferenza, ma ci sia avanti a noi l'affetto, l'amore, la solidarietà e l'attenzione al creato, a tante cose belle nella vita. Noi lo preghiamo e preghiamo tutti quanti come comunità perché la giornata mondiale delle vittime della strada non sia una giornata della sofferenza, ma della solidarietà e dell'amore, del reciproco rispetto e dell'aiuto del Signore. Ecco, abbiamo parlato quindi di questa strada che a volte però si interrompe per i giovanissimi, e quindi alle famiglie resta davvero un interrogativo, questo perché ora viene interrotta questa strada, e quindi che cosa si sente di dire appunto alle persone che purtroppo hanno subito questo lutto? Tante cose si potrebbero dire. Qui anche vicino a noi c'è una stele con una lampada accesa che è stata data dalle famiglie delle vittime della strada per ricordare a tutti l'impegno e anche la speranza che questo mondo, che è così travagliato da tante sofferenze, non sia travagliato soprattutto da queste vittime, ma che le famiglie siano veramente il deposito e l'humus contro cui questi nostri giovani, questi nostri ragazzi possano crescere non solo sani nella mente e nel corpo, ma abbiano l'impegno e la responsabilità del futuro della nostra società. E anche quest'oggi il Santo Padre ha voluto dedicare una preghiera ai qui presenti, quindi insomma un segno importante. Sì. E leggeremo anche durante la Santa Messa il messaggio del Santo Padre che ha inviato appunto all'Associazione Nazionale delle Vittime della Strada per essere vicino anche lui con la sua benedizione e col suo affetto a tutte queste nostre famiglie, alla comunità intera. Grazie. Grazie a voi. Ha informato il Papa Francesco dell'annuale celebrazione eucaristica in memoria dei defunti e per la tutela della vita sulle strade, che avrà luogo in codesta basilica il 14 novembre prossimo, chiedendo una particolare benedizione. Il Santo Padre, che ha apprezzato la lodevole iniziativa, mi incarica di significarle la sua paterna vicinanza ai familiari che portano nel loro cuore le ferite insanabili di tale sofferenze, assicurando un fervido ricordo all'altare per tutte le vittime di incidenti stradali. Egli allo stesso tempo rivolge a ciascuno l'affettuoso invito a porre ogni confidenza in Gesù, sorgente di vita eterna, e ad accogliere nel cuore la consolante certezza racchiusa nelle sue parole. Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che non perda nulla di quello che egli ha dato, ma lo risusciti nell'ultimo giorno. Nell'invocare la materna intercessione della Beata Vergine Maria, consolatrice degli afflitti, Sua Santità imparte di cuore l'implorata benedizione apostolica che volentieri estenda ai concelebranti, alle autorità, alle forze dell'ordine e a quanti prenderanno parte alla celebrazione, a tutti i familiari e a tutta la comunità, con l'augurio che il Signore accordi a tutti conforto, riconciliazione e pace. Profitto della circostanza per confermarmi con sensi di religiosa stima per lei, Padre Luigi, per tutta la comunità.
Monsignor Roberto Cona, a nome del Santo Padre. In parte a me Denis Annovazzi, una delle responsabili del comitato, e quest'oggi appunto una giornata molto sentita e che deve essere sentita anche dai giovani, c'è un messaggio molto importante che voleva comunicare. Sì, oggi è la giornata mondiale delle vittime della strada e come tutti gli anni la ricordiamo con questo evento. Abbiamo esposto anche dei veicoli coinvolti in incidenti stradali e soprattutto un cartello particolare che indica che la strada non è un autodromo. Questo perché molti, praticamente incidenti stradali e molti anche purtroppo che non ci sono più, che decedono, per colpa anche dell'alta velocità. Magari perché c'è anche un discorso di distrazione, velocità, sottovalutazione anche di quella che è la strada, perché è sì una comunità, ma dobbiamo ricordarci che comunque siamo al volante di un veicolo che potenzialmente è mortale, e quindi voi state facendo tanto anche per quanto riguarda la sensibilizzazione verso i più giovani, giusto? Sì, facciamo sensibilizzazione nelle scuole. Partendo dai più giovani, ancora dai più piccoli, andiamo sempre sulle scuole superiori, ma facciamo anche nelle piazze, anche in altri auditori dove c'è la possibilità, anche per chi lavora, cioè anche per le industrie, perché non solo diciamo i ragazzini, ma ci sono anche degli adulti che praticamente viaggiano con un'incoscienza, diciamo, un po' troppo particolare. Quindi insomma un messaggio molto importante che vuole arrivare sì alle famiglie affinché insomma questo momento non sia così tragico e trovare diciamo una motivazione per riuscire ad andare avanti, sia per i più giovani e per tutti coloro che si mettono a volante affinché tutto questo non ci sia più. Esatto, esatto. Grazie mille allora e complimenti per tutto. Grazie mille a voi. Preghiera per le vittime della strada. O Santissima Vergine Maria, Madre di dolore e di speranza, accogli nelle tue braccia materne tutte le vittime della strada, ovunque cadute, come cogliesti tuo figlio Gesù deposto dalla croce. Benedici coloro che con squisito gesto di carità sono accorsi ed accorreranno a prestare i primi soccorsi e a creare conforto alla fede. Illumina a quanti si preoccupano a difesa della vita nel ridurre gli incidenti stradali e la loro potenza distruttiva. A coloro che hanno perduto sulla strada familiari e amici e sono nel dolore, ottieni la consolazione dello Spirito, mentre per noi chiedi, o Madre, aiuto e protezione. Sii vicina a coloro che si trovano di fronte ad una morte improvvisa, a quelli che la morte sorprende dimentichi di Dio e impreparati. Intercedi, te ne preghiamo, misericordiosa, per la salvezza e la pace di quanti hanno versato il sangue sulla strada del lavoro, della scuola, dello svago e della casa. Tu che un giorno vedesti il sangue di Gesù versato per noi sulla via della croce. Amen. Ringrazio tutte le autorità civili e militari e tutti quanti hanno partecipato con la loro vicinanza al dolore dei familiari delle vittime della strada, al tormento di coloro che vivranno sempre col ricordo delle loro voci, dei loro sorrisi, ma privi per sempre dei loro abbracci, con la speranza che non accada mai più a nessuno. Francesca Zaltieri in rappresentanza della provincia di Mantova, che cosa si sta facendo in provincia affinché queste tragedie non si ripropongano? Beh, il piano di messa in sicurezza, pur con tante difficoltà relative al fatto che le risorse sono certamente inferiori rispetto al fabbisogno, ecco, pur con tante difficoltà si continua col piano asfalti, con la sistemazione delle strade, con la sistemazione della cartellonistica.
ma è importante anche che ci sia educazione alla sicurezza stradale, perché non sono soltanto le condizioni della strada, ma anche le condizioni con cui molte volte noi ci mettiamo in macchina. Per cui oggi è la giornata in cui siamo tutti vicini ai familiari delle vittime della strada, e quindi sicuramente è il momento della commozione, della vicinanza, ma anche della consapevolezza e della responsabilità che tutti noi abbiamo, soprattutto le agenzie educative, la scuola in primis, ma anche la famiglia, affinché si viaggi in sicurezza e tutto ciò non avvenga mai. E cosa si sente di augurare agli amici, appunto, che ci stanno seguendo? E tanta attenzione, mi pare che i giovani stiano acquisendo, perché sono i giovani soprattutto che, ahimè, sono vittime della strada, stiano acquisendo questa consapevolezza e questa responsabilità del mettersi alla guida in condizioni di assoluta lucidità e soprattutto il non uso del cellulare alla guida, perché questo ormai è diventato una delle cause veramente dominanti nelle incidentalità. Grazie mille allora, buon lavoro e buona giornata. Grazie. Grazie. Onorevole Andrea Darri, in rappresentanza anche del Comune di Castiglione delle Stiviere in qualità di vice sindaco, oggi è una giornata molto importante a Castiglione delle Stiviere per non dimenticare le numerose vittime, appunto, della strada, e anche per sensibilizzare i giovani, giovanissimi, verso questa importante e tragica tematica. Sì, in effetti i dati non sono confortanti. Se guardiamo solo nell'anno 2018 abbiamo circa 9 morti sulle strade al giorno e circa 50 feriti. Purtroppo le morti sono dovute ad incidenti stradali, come ben sappiamo, ma soprattutto sono i ragazzi dai 19 ai 30 anni che ne pagano di più le conseguenze. I dati che arrivano dal Ministero dei Trasporti dicono che dal 2010 al 2018 c'è stata una flessione del 19,2% di incidenti stradali, però non è sufficiente. A livello nazionale si sta lavorando per mettere a norma tutte le strade, le autostrade, le tangenziali. Quello che stiamo facendo a livello castiglionese è aumentare i controlli delle forze dell'ordine sul territorio. Da luglio al mese di novembre abbiamo effettuato non molti controlli serali, soprattutto per la guida in stato di ebbrezza, e purtroppo riscontriamo spesso e volentieri che sono sempre i giovani a non rispettare queste regole. Faccio un appello soprattutto a questi ragazzi: la vita è una sola, cercate di godervela nel migliore dei modi, e sappiate che purtroppo la velocità e la disattenzione, magari anche con l'utilizzo del telefonino mentre si guida, può creare dei danni gravi, e soprattutto a voi e agli altri, ma soprattutto anche alla vostra famiglia. Di avere quella pazienza di attendere un attimo, c'è un detto che è meglio perdere un minuto nella vita che la vita in un minuto. Assolutamente sì. Grazie mille allora e buona giornata. Grazie.